Reset da radiocomando. È possibile resettare da radiocomando sia i motori Staffer Radio RX2 sia i motori elettronici RXE. Portare la tapparella in posizione intermedia. Con il radiocomando 594 mantenere premuto per 5 secondi il tasto Menu finché sul display non compare RS. Ora premere canale meno 2 volte e canale più 9 volte fino a comporre il numero 29 sul display. Premere Stop. Il display lampeggia ed il motore fa 8 doppi movimenti. Attendere che si fermi la tapparella e subito dopo premere contemporaneamente canale più e canale meno per qualche secondo finché la tapparella non segnala con un doppio movimento. Ora tutto è resettato. Con il radiocomando 593TX100 la procedura è simile. Portare la tapparella in posizione intermedia. Mantenendo premuto il tasto Stop, premere Prog sul retro per circa un secondo, finché il LED blu non rimane acceso fisso. Premere 2 volte salita e 9 volte discesa. Premere Stop, il LED lampeggia e la tapparella fa 8 movimenti. Aspettare che si fermi e premere contemporaneamente salita e discesa, finché non fa un altro piccolo movimento. Ora tutto è resettato. Se non vi è un radiocomando funzionante memorizzato, è necessario resettare il sistema dai fili. Per fare ciò occorre innanzitutto togliere corrente. Collegare il filo nero e il filo grigio al marrone del motore e tutti e tre collegarli alla fase dell'impianto. Il filo blu rimane collegato al neutro dell'impianto. Ridare tensione e attendere 30 secondi finché la tapparella non fa dei piccoli movimenti per segnalare l'avvenuta cancellazione del radiocomando e di tutte le altre eventuali impostazioni. Ovviamente i fine corsa, che sono meccanici, non hanno subito variazioni. Per ricominciare la memorizzazione, togliere e ridare corrente.